In questo giorno glorioso domandiamo pace per Gerusalemme e pace per coloro che la amano, cristiani, ebrei, musulmani. Sia pace e riconciliazione per i popoli del Libano, della Siria, dell'Iraq, in particolare per tutte le comunità cristiane che vivono in Medio Oriente. Sia pace anche per la Libia, perché trovi stabilità dopo anni di tensioni, e per lo Yemen, che soffre per un conflitto da tutti dimenticato con continue vittime. La tregua sigillata nei giorni scorsi possa restituire speranza alla popolazione.